Buonasera amiche e amici di Radio Wi-Fi Official, benvenuti a un nuovo appuntamento di Musica Senza Limite Live in diretta 21.02. Siamo in vostra compagnia come ogni giovedì sera a partire dalle 21 su Musica Senza Limite Live ogni giovedì, ma non sono da solo, in mia compagnia come sempre la bravissima e splendida Vanessa Radosti. Buonasera Piero e buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando, ci stanno ascoltando su radiowifiofficial.it. Buonasera cara Vanessa, okay. Come è passata la Pasqua e la Pasquetta? Bene, bene, bene. Porto dal caldo, però tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene. No, da me faceva freschetto, quindi si stava bene, devo dire la verità. Comunque... Okay. 351-889-6999, il nostro social. Numero WhatsApp, ci potete mandare tanti messaggi, mi raccomando, mandateci tanti messaggi perché questa sera ci saranno tanti ospiti. I social, ragazzi, seguiteci su YouTube, se non potete andare su YouTube, Radio Wi-Fi Official su tutti i social, se non potete, come ho detto poco fa, andare su YouTube, ascoltateci su radiowifiofficial.it. Oh, basta chiedere ai vostri assistenti vocali, riproduci Radio Wi-Fi Official. Salutiamo e ringraziamo la regia audio, il nostro Filippo Temperino, e alla regia video, il nostro Alessandro Pergolizzi. Ma io direi di iniziare la nostra puntata scoppiettante, perché abbiamo tanti ospiti, tanti argomenti, e ormai iniziamo sempre da una cosa certa, perché è certa questa cosa, che alla prima ora abbiamo i libri, dove salutiamo Ciclope Lettore e Silvia, a cui mandiamo un grande grande abbraccio. Quindi iniziamo il nostro primo ospite con l'angolo dei libri. Lo presenti tu, Vane, o lo presento io? Vado io. Lo abbiamo conosciuto infatti con il libro Data Certa, questa sera è con noi invece per presentare un altro libro, ovvero Dietro la collina, libro del 2017. Sempre in collaborazione con Ciclope Lettore, con noi Fabio Vignotti. Ciao Fabio, bentornato. Buonasera a tutti, grazie. Come stai? Io qui ho il tuo primo libro che ci hai presentato. No, data certa. Sto bene, grazie mille, sto molto bene, grazie. Noi siamo felicissimi di riaverti qui con noi per raccontarci e parlarci del tuo libro Dietro la collina. Io non so, magari ci sono nuovi ascoltatori e nuove persone che si sono collegati, quindi la domanda noi te la facciamo lo stesso, anche se sappiamo benissimo chi sei, ma te lo chiediamo comunque. Chi è Fabio? Allora, Fabio è allo stato attuale un ex, un pensionato, come ho già detto, un ex insegnante elementare, un ex commerciante, un ex giornalista, e attualmente sono in particolar modo uno che prova a raccontare delle storie con Data Certa e con Dietro la collina, anche se cronologicamente viene prima Dietro la collina di Data Certa.
dietro la collina, a questo punto torna ad essere, diciamo, in auge, perché presto io spero di far uscire una versione PDF che dovrebbe andare su ebook e su altri supporti comunque non cartacei. Ma Fabio, come mai questa inversione di data? Cioè, prima dovevo uscire dietro la collina e poi data certa, invece è fatto al contrario. Come mai? No, allora, per quello che riguarda la versione cartacea, è uscito effettivamente prima dietro la collina. Perché? Perché nel 2017, anno di edizione di Dietro la collina, correva un centenario. 2017, centenario, 1917, per l'Italia 15-18, era un anniversario che riguardava la Prima Guerra Mondiale. E perché alla Prima Guerra Mondiale, come pretesto, fa riferimento Dietro la collina. Il titolo è mutuato dalla canzone di De Gregorio, ovviamente, generale, ma è anche, diciamo, un retaggio mio dell'infanzia, perché dietro la collina, a suo tempo, visse, e purtroppo non molto, il personaggio che mi era molto vicino, diciamo, anche se soltanto in maniera figurata, che è, diciamo, il personaggio centrale, il nocciolo della questione del romanzo. Quindi diciamo che il romanzo, va bene, è tratto da una storia ovviamente realmente accaduta, è il personaggio, cioè il protagonista, è realmente esistito? Allora, è più complesso. Il protagonista è realmente esistito. La storia è realmente accaduta nella sua accezione storica, diciamo. Il romanzo, essendo proprio un romanzo, quindi una elaborazione di fatti realmente accaduti, e cerca di sviluppare ciò che è accaduto realmente, rendendolo attuale, rendendolo per certi versi il tentativo, non che ci sia, non sono certo di esserci riuscito, più universale. La persona che è uno dei protagonisti del romanzo è effettivamente una persona che io non ho conosciuto, ma ho visto in una foto fin da piccolo, e grazie a un lavoro di studio e di approfondimento svolto anche con la partecipazione dell'esercito e quindi del generale Bonelli dei Granatieri di Sardegna, ho potuto approfondire la sua vera storia, diciamo, quello che è accaduto realmente a questo personaggio, ma vorrei dire che il pretesto della guerra è un modo, diciamo, appunto, un gioco di parole, è un pretesto per parlare della vita di noi italiani in più periodi della storia d'Italia fino appunto ai giorni nostri. Quindi è una sorta di commedia ambientata sul Carso, in cui due personaggi si incontrano e parlano di quello che era diciamo il Carso del 1915-18, 17 nello specifico, e quella che poi è stata la vita dell'Italia, in Firenze in particolare, fino ai giorni nostri. Ma com'è nata proprio l'idea di scrivere Dietro la collina? Allora, è nata perché io, diciamo, inizialmente ho fatto parte, per molti anni ho fatto parte, del Consiglio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Monte Falterone Campigna, è uno dei parchi nazionali più belli che ci siano in Italia, patrimonio dell'UNESCO. Loro mi chiesero di, vista la mia passione per leggere e lo scrivere, di costruire uno spettacolo teatrale per la montagna.
raccogliendo pagine di poesia, di prosa sulla montagna. Lo feci e abbiamo avuto anche una certa fortuna, diciamo. Subito dopo mi fu chiesto, visto che eravamo vicino al centenario, eravamo dentro il centenario della Prima Guerra Mondiale, di fare lo stesso sulla Prima Guerra Mondiale. Subito mi resi conto che, pensando alla Prima Guerra Mondiale, io ricordavo una foto che c'era in cucina, dove sono nella strada dove sono nato, nel centro di Firenze, e in questa casa c'era la foto di un uomo in divisa molto triste, di cui sapevo veramente poco e di cui mi hanno raccontato poco, volutamente in casa mia. Ho approfondito ed ecco che è venuto fuori questo, che poi avrebbe dovuto essere uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale, sempre legato al Parco Nazionale, perché per quanto si sia svolta ovviamente sul Carso, quindi nel Friuli Venezia Giulia, la Prima Guerra Mondiale è stata, diciamo, ha portato via giovani vite a tutta Italia, e ogni paese, anche per quanto piccolo, ha dato il suo contributo di vite umane. Firenze in una maniera molto particolare e molto forte, e quindi anche i paesi più piccoli, montani del Parco Nazionale, volevano ricordare i loro morti in questa maniera. Fatto lo spettacolo, poi mi sono accorto che questo personaggio non ci stava più bene dentro lo spettacolo, voleva uscire, e quindi è nato Dietro la Collina. Ma non finisce qui, perché ci devi raccontare tante altre cose. E visto che poco fa si parlava di De Gregori e di Generale, che è un brano che io amo tantissimo, e siamo su Radio Wi-Fi Official, io direi di ascoltarlo tutti insieme e poi ritorniamo sempre qui con il nostro Fabio. Thank you.
Ascolta Radio Wi-Fi Official 24 ore su 24, in onda ogni giorno con tanti programmi in diretta, con molti speaker a farti compagnia. Puoi ascoltare sul sito www.radiowifiofficial.it, anche tramite gli assistenti vocali, Alexa, OK Google, e puoi interagire con il nostro numero 351-88-9699. Il grande Francesco, non ho il microfono acceso, no, il grande Francesco De Gregori, ce l'abbiamo fatta con Generale su www.radiowifiofficial.it per interagire con noi in diretta. Adesso ve lo dice la nostra Vanessa Radosti. Ero distratta, cosa devo dire? Come interagire in diretta? Ah, 351-88-9699. Ci potete scrivere tutti i messaggi che volete. Speriamo che il nostro ospite non sia distratto come la nostra Vane, ma non credo, perché è molto attento il nostro Fabio Pignotti. Sì, sì, no, sono presente. Eccolo, ci stavi raccontando un po' com'è il tuo personaggio, è uscito dallo spettacolo e dove è andato? Beh, ha voluto raccontare la sua storia, come nel romanzo che poi è, diciamo, cronologicamente è stato successivo, Data Certa, qui si risponde a una domanda. Data Certa, la domanda è: ti interessa sapere la data della tua morte? Indietro la collina, si risponde a una domanda molto più, no, ugualmente seria, ma diciamo forse un po' meno pressante. Come? Dico, una domanda diversa ma sempre importante. Sì, visto che durante la Prima Guerra Mondiale sono morti milioni di giovani su tutti i fronti, ragazzi che andavano dai 17 ai 30 anni, come può, ecco, noi pensiamo, la natura renderli, ripagarli di questo sacrificio immenso? Voi pensate che nel 1915, per un uomo, un militare, un uomo, via, uscire dai confini della propria città era quasi impensabile, cioè erano veramente pochi quelli che si potevano permettere di fare dei viaggi, di muoversi. Quindi finire da Firenze, una città che agli inizi del Novecento era la Parigi dell'Ottocento, quindi la Ville Lumière dell'Ottocento, si era trasferita, diciamo, tutta insieme a Firenze agli inizi del Novecento. Come può passare da una vita così bella, così piena di promesse, di suggestioni, di spunti, trasferirsi in una trincea di fango, su una collina, su delle colline molto basse, sul Carso, sentendo parlare i propri in una lingua diversa dalla propria, perché gli italiani non erano un popolo naturalmente ancora nel 1915, e quindi parlavano lingue diverse, e trovarsi a combattere un popolo che era straniero esattamente come quelli che avevi accanto. Quindi passare da mille possibilità intraviste nel futuro a non averne nessuna. E allora la natura ti vuole risarcire in qualche modo? E diciamo che io mi sono posto questa domanda: come può la natura risarcire questi giovani in qualche maniera? E dietro la collina è un po' un modo fantasioso, ovviamente di ambiente, perché si parla di diversi ambienti, un modo in cui la natura
prova a risarcire questi ragazzi che sono morti tra i 20, no, molto meno, 17 e i 30 anni. Ecco. Diciamo che un'età molto, molto giovane per dei ragazzi, come dicevi sì, tu, che magari hanno delle aspettative, proprio si ritrovano in una città importante. Un'aspettativa diversa, esatto. Con delle prospettive proprio diverse, si ritrovano lì in trincea sì, con... Come dicevi tu, perché c'è ancora magari il dialetto, però non c'era la lingua italiana vera e propria, dove c'era quell'unione di un paese. Quindi diciamo che avevi anche la paura di dire, ma è mio amico o mio nemico questo che parla una lingua diversa? Esatto. Per dei ragazzi di 17 anni diciamo che un po' di difficoltà ci sono. No, insomma, è un mondo... completamente diverso, è come oggi andare su Marte e trovare i marziani, ecco, ora per assurdo, per noi è molto più vicina la Cina, quindi per noi andare a Pechino comporta uno shock culturale che è di sicuro inferiore a quello che hanno provato i ragazzi, non lo so, di Firenze o di Palermo, a trovarsi ad avere a che fare con dei veneti, dei lombardi, dei piemontesi, dei romagnoli che parlavano francese praticamente. E quindi questi ragazzi si sono trovati a dover dire, vabbè, noi combattiamo per un pezzo di terra che comunque ci sarebbe stata data, quindi un'assurdità, e dobbiamo scegliere tra morire e morire, cioè non ci sono molte alternative. Ovviamente se uno oggi va sul Carso, fra Gorizia e Trieste, e io per questo romanzo ci sono stato molte volte, anche per altro, ma in particolar modo, questa tristezza, questo spaesamento, questo sconforto, questa in certi punti disperazione si prova continuamente. È un posto molto triste, anche se estremamente affascinante. Perché? Perché magari le emozioni provate in tante guerre, non soltanto nella prima, ma anche precedentemente e successivamente alla prima guerra mondiale, hanno lasciato delle emozioni nell'aria che se qualcuno ha l'avventura di affacciarsi in quel mondo meraviglioso che è il Carso goriziano triestino, sente ancora oggi in maniera prepotente, insomma. È una, diciamo che è una storia che non voglio dire che si ripeta, ma purtroppo gli ultimi due anni stiamo assistendo a eventi veramente disastrosi. Non ci siamo abituati un po' alla guerra, sto parlando della guerra tra Russia e Ucraina, la guerra purtroppo che continua ad esserci. Si parla anche di terza guerra mondiale, un po' fa tanto paura perché pensiamo alla storia passata, tutti quei ragazzi morti in guerra, perché si deve ripetere, perché la storia continua a ripetersi? Ma evidentemente dalla storia si dovrebbe imparare, ma... Come si dice, no? La storia è una buona insegnante, ma non ha allievi, non ha studenti. Esatto. Con una diversità, io voglio dirlo con un minimo di ottimismo, e ne ho poco. Oggi abbiamo modo di capire da che parte, non dico sta la ragione, no, questo no, però i motivi per cui all'epoca, io parlo del 1914-15, un giovane falegname come era Ugo, il protagonista del romanzo, non era in grado di sapere che comunque il Friuli Venezia Giulia, Gorizia, Trieste ci sarebbero stati dati indipendentemente dall'entrare o meno in guerra. Questo l'abbiamo scoperto oggi con la storia, no? Andando a studiare la storia si scopre che le potenze, diciamo l'Inghilterra e la Francia, avevano promesso comunque che avremmo ottenuto e anche la stessa Austria e Germania avevano proposto all'Italia di rimanere neutrale se e in cambio avrebbe avuto
Gorizia e Trieste, Trento, Gorizia e Trieste. Però all'epoca Cavour insegna: abbiamo bisogno di un po' di morti per poterci sedere al tavolo delle trattative. Oggi è più complesso fare un ragionamento del genere. Poi si fa comunque, e l'Ucraina e la Palestina ce lo insegnano, però è un po' più complesso. Quanto tempo hai impiegato più o meno per scrivere il tuo libro Dietro la collina? 3 anni, perché parlando, a differenza di Data Certa, dell'altro romanzo, parlando di fatti comunque realmente accaduti, mi sono dovuto documentare in maniera molto seria, perché scrivere delle inesattezze era assolutamente fuori dalle mie possibilità, e quindi ci sono voluti molti sopralluoghi, l'aiuto di appunto il generale Bonelli, che è adesso tuttora presidente dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, e quindi è riuscito a fornirmi i quaderni degli allora capitani che relazionavano dopo la battaglia di quello che era accaduto, e mi ha aiutato a scoprire un pochino anche gli avvenimenti, tanto è che posso dire, non con certezza ma con una buona approssimazione, che gli avvenimenti del romanzo possono essere veri. Intendiamoci, non è un romanzo di storia, è un romanzo in cui un uomo e una donna si incontrano sul Carso, sono nel mondo dei più e parlano tra loro di quello che dal 1900 al 1970 è accaduto. E continuerai a raccontarci sul tuo nuovo libro Dietro la collina tra pochissimo. Piccolo break musicale e torniamo sempre qui a Radio Wi-Fi Official.
21 e 32 minuti, siamo sempre in diretta su radiowifiofficial.it. Abbiamo sempre in collegamento la nostra Vanessa Radosti, che rimane sempre qui con noi. Eccola. Era attenta. Questa volta era attenta. Sempre attento il nostro Fabio Pignotti, che è in collegamento con noi per presentare il suo libro Dietro la collina, dopo che qualche, forse inizio stagione, se non sbaglio, vero Fabio? È stato il nostro primo ospite con Ciclope Lettore. Primo ospite con data certa, il primo libro che ci ha presentato. Questa sera il secondo libro che lo mostra la nostra regia. Ma, caro Fabio, dimmi Vanessa. No, ti eri bloccato, quindi ho avuto paura se ti fossi perso. No, mi sono buggato io, non era un problema di linea, ogni tanto anche io la connessione tra cervello non si collega del tutto bene, quindi ogni tanto anche io sono come una macchina. Ciò che ti volevamo chiedere, caro Fabio, abbiamo detto che Dietro la collina è anteriore a data certa, quindi da Dietro la collina a data certa cosa è cambiato? Sicuramente il fatto che mentre Dietro la collina aveva un aggancio con la realtà, quindi con la mia realtà, vedi Firenze, che io amo tantissimo che ho studiato tanto anche quindi valorizzando negli aspetti all'inizio del Novecento, il momento di massimo splendore della mia città, ovviamente nell'era moderna, nell'epoca delle città-stato e poi nel Rinascimento non si dice, ma questo è un altro discorso. Il data certa, quindi scusami, volevo dire, Dietro la collina ha avuto un aggancio con la mia storia, la storia della mia famiglia, un aggancio più formale che sostanziale. Data certa è stato il tentativo di far volare veramente la fantasia, cioè andare dietro a un'idea, non mia ma suggeritami, e creare un mondo, un'avventura e una storia completamente senza nessun aggancio con la realtà, se non l'ambientazione, ovviamente nel caso di data certa Trieste, mentre non c'è molta distanza in effetti, nel caso di Dietro la collina Firenze, ma anche il Carso. Dietro la collina è stato difficile lavorarci, cioè documentarsi, andare a riavere tutti questi reperti storici, cioè diciamo che il lavoro dietro c'è, anche perché, come ci hai detto poco fa, 3 anni di scrittura, ma anche dovuto al fattore di documentare, perché stai raccontando la Prima Guerra Mondiale, ma devi raccontare dei dati e delle cose realistiche, non puoi andare tutto di fantasia. No, non puoi assolutamente, ecco la differenza con data certa. Mentre data certa è stato un parto fantastico, anche se ambientato ovviamente in una situazione, diciamo, contemporanea e in delle città che comunque esistono, e quindi non c'è niente di fantasioso se non la storia. Dietro la collina ripercorreva soprattutto nei racconti di lui, non di lei ma di lui, una cosa di carattere che ha assunto ormai la dimensione di storia. In questo sono stato molto aiutato sia dalla collaborazione con degli storici archeologi quasi purtroppo moderni, che sono quelli che si interessano delle trincee del Carso e che hanno approfondito tutto quello che è stato lo sviluppo sia nella dimensione geografica ma soprattutto nella dimensione temporale degli anni della guerra, perché ovviamente la dimensione geografica era aleatoria, cambiava da un giorno all'altro, visto quei cataclismi, quei terremoti indotti che accadevano ogni giorno, e quindi ho avuto un grande aiuto da quello che è stato
diciamo, il centro del sacrario di Lia di Puglia, che ha un bellissimo museo, una casa della Terza Armata si chiama, che vale veramente la pena visitare per capire che cosa significhi oggi, e mi riallaccio al discorso fatto prima, quello che significhi oggi la guerra in Ucraina, e quindi che noi vediamo come quasi un videogioco, ma che in realtà, se noi andassimo sul Carso in questo momento, a Re di Puglia in particolare, potremmo comprendere con molta più partecipazione, perché veramente non c'è molta differenza tra una guerra di 100 e rotti anni fa e la guerra di oggi. E poi, appunto, dicevo, l'aiuto del centro di documentazione dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, che è il corpo a cui Ugo faceva riferimento. Tanto studio e la paura sempre di dire qualche fesseria. In effetti, tra la prima e la seconda stesura del romanzo, tra la prima e la seconda edizione, scusami, del romanzo, una fesseria l'avevo scritta, ma grazie a un colonnello che ha avuto la bontà di presentare il mio romanzo a Firenze, sommessamente, con molta discrezione, mi ha fatto notare, e quindi nell'edizione finale poi non appare più. Comunque, non è stato un lavoro facilissimo, no? Immagino. E dove è possibile acquistare il tuo libro? Allora, questa è la novità, cioè il libro è acquistabile ovviamente su Amazon, su Mondadori online, quindi su tutti i negozi online, ma in questo momento ne ho edito una edizione in PDF, quindi libera, che si può ottenere semplicemente scrivendomi all'indirizzo mail pignotti@inwind.it, oppure sulla mia pagina Facebook Pignotti Fabio, e io la farò avere a chi fosse interessato a leggerlo. Anche perché è un racconto molto interessante anche per i giovani studenti che si approcciano a questo argomento, è molto interessante. Io spero di sì, perché è vero che la storia non ha studenti, non ha alunni, ma ci sono delle domande alle quali ognuno di noi, anche se magari preso da mille altre cose, a queste domande deve dare una risposta. Che cosa faresti nel caso in cui domani ti chiamassero alle armi per andare a combattere in Ucraina? Cosa faresti? Cosa faresti? Cosa diresti? Cosa penseresti se la tua nazione pacifista, quello che vuoi, insomma, basata sull'autodifesa e basta, improvvisamente si trovasse? A questa domanda questi ragazzi non ebbero modo di dare una risposta 100 e rotti anni fa, perché furono obbligati, e quindi era automatico, non c'era una risposta, e c'era soltanto obbedire o morire. E obbedire molto spesso voleva dire la stessa cosa, come nel caso... Fabio, visto che recentemente si parla molto di questa terza guerra mondiale, ahimè, ma anche ahimè penso di tutti noi, perché vediamo che la situazione c'è andata male 100 anni fa, cioè quest'anno, con armi nuove, cose nuove, penso che si può andare solo a peggiorare dalla situazione che abbiamo lasciato 100 anni fa, e forse l'Italia, come mi diceva l'altra volta la nostra Vanessa, ancora del tutto da questa seconda guerra mondiale non si è ripresa. Tu, che hai studiato tutte queste carte, sei una persona che è molto culturata e quindi sa anche di questo argomento, su questa guerra, su questa possibilità, ti sai sbilanciare oppure no su questa possibile, speriamo di no, terza guerra mondiale? Perché parliamo dell'Ucraina con la Russia, ma abbiamo anche Israele e Gaza, che anche lì oggi ho visto dei blocchi umanitari, quindi anche dei civili stanno andando un po' contro
il governo, sta succedendo un po' un casino. Ma vedi, il fatto è che in realtà noi abbiamo definito la storia con prima e seconda guerra mondiale. In realtà nel mondo le guerre ci sono sempre state e a combatterle sono sempre i soliti, cioè, mi spiego, a volerle sono sempre i soliti, cioè sono delle superpotenze, ora ci si muove un po' tra le varie superpotenze, ma grosso modo sono sempre le stesse, se guardiamo bene, e si combattono, questa guerra mondiale continua, si combatte sotto diversi scenari. Dopo tanti anni che si è combattuta nel Medio Oriente, si è combattuta in Africa e si combatte ancora, si è combattuta nell'Estremo Oriente, adesso per la prima volta dal 45, dal 40 diciamo al 39, è tornata in Europa, ma in realtà non si è mai fermata. Quello che dobbiamo decidere oggi è se questa, come dice il Santo Padre, terza guerra mondiale a pezzetti sarà l'ultima o meno. Mi spiego. Siamo nelle condizioni per le quali una guerra mondiale dichiarata, leggevo oggi che la NATO e la Confederazione Russa sono già arrivate a un contatto, potrebbe essere l'ultima. Noi dobbiamo ragionare su questo, cioè a dire, dobbiamo chiederci se valga la pena rinunciare a tutto ciò che abbiamo, e non è soltanto ciò che possediamo, ma è ciò che siamo, per gli appetiti o, diciamo meglio, gli equilibri geopolitici che via via le grandi potenze decidono di avere. E questa è una decisione che l'essere umano deve prendere. Oggi siamo in delle condizioni, diciamo, idealmente più avvantaggiate rispetto al 1915. All'epoca non si poteva rifiutare un ordine e chi lo faceva passava dei guai notevoli, quindi era abbastanza improbabile. Oggi la cultura, quella che Don Milani diceva essere l'unica arma degli ultimi, dovrebbe darci modo di dare una risposta un pochino più ponderata, quindi anche più consapevole. Mi auguro che questo accada, e quindi lo possiamo veramente solo sperare e augurarci che, come dicevi tu, le potenze ricapiscano che forse un po' di pace c'è bisogno, anche perché, come dicevamo, i grandi poteri, i potenti rimangono dietro la scrivania, e chi va a morire in trincea sono ragazzi dai 17-30 anni che magari si aspettavano un futuro diverso rispetto a quello che è la propria nazione o i propri, come si dice, prima c'era la leva, adesso non più. Però io penso che se c'è la chiamata, speriamo sta chiamata non arrivi e che magari queste potenze riescano a risolvere il tutto. Sai che cosa? Oggi è molto più difficile parlare di patria, oggi è molto più complicato parlare di patria, parlare di nazione. Oggi siamo tutti europei, siamo cittadini del mondo. Questo io mi auguro sia un valore aggiunto, cioè sia ci renda consapevoli del fatto che se io mi trovo a Pechino o a Firenze, a Milano, a Mosca, a New York o a Sydney, a Singapore, sono a casa mia lo stesso, ecco, non mi sento più fuori posto. Io me lo auguro questo, che sia veramente la chiave di volta, cosa che nel 1915 ovviamente non c'era. Non c'era, ma per scoprire tutto comprate il libro Dietro la collina del nostro Fabio Pignotti, che è ritornato qui a Musica Senza Limite Live a presentare proprio questo libro. Quindi mi raccomando, per gli amici radio, domani @ Radio Wi-Fi Official troverete il post con la locandina del libro del nostro Fabio Pignotti, che noi ringraziamo e auguriamo una buona serata. Davvero di cuore. Anche grazie, a voi. Alla prossima. Grazie.
anche per aver raccontato un po' di temi che stiamo vivendo in questo momento. Grazie Fabio. Arrivederci. Grazie a Ciclope Lettore e a Silvia per la collaborazione. Caravane, noi non andiamo via perché torniamo tra pochi minuti qui con due ospiti e poi ce n'è un altro, quindi rimanete qua, la serata è molto lunga. Musica senza limite live. Villain featuring Gue come un tuono, l'ultimo singolo che stiamo ascoltando su radiowifiofficial.it, con noi sempre la nostra Vanessa Radosti, eccola, ecco, sembra più l'urlo di mucca di disperazione, però è la nostra Vanessa Radosti. Abbiamo due ospiti adesso, no? Sì, abbiamo due ospiti che sono nello stesso progetto, possiamo dire. Sono in due stanze, in due case diverse, credo. Io le vado a presentare. E sono in collegamento ognuno da casa sua. A ognuno da casa sua, comune. Ok. E il progetto è comune, esatto. No. Non so se la regia mi conferma. Sì, sono due schermi. Sì. Ok, una è un'attrice, ragazzi, l'altra è una regista. Oggi sono con noi per raccontarsi e raccontare il loro ultimo progetto, Lola Blu. E questa sera sono con noi Cinzia Cordella ed Eleonora Grilli. Buonasera, benvenute. Buonasera. Ciao. Come state? Ciao, buonasera. Bene, grazie. Intanto grazie per essere con noi questa sera e per presentare il vostro film. Andiamo cauti perché noi siamo curiosi di sapere chi è Cinzia e chi è Eleonora. Ele, chi comincia?
Vai tu, Cinzia, vai, vai. È bello quando fanno le interviste in due, perché così si liberano subito della domanda. Dicono, Vai, falla tu, vai. vai. Chi è Cinzia? Cinzia è una sognatrice sicuramente, ma direi una sognatrice concreta, nel senso che spesso quando si parla di sogni si pensa a qualcosa che sta in aria, di campato in aria, che resti lì. No, per me i sogni sono sempre obiettivi e quindi sono da raggiungere assolutamente. Quando ero piccola, mi ricordo che mia madre mi diceva che io dicevo sempre lo voglio, cioè, tu dici sempre lo voglio, tu vuoi tutto. Sì, io volevo tutto. Allora lo facevo con i giochi e non mi arrendevo finché non avevo ottenuto quello che volevo. E oggi lo faccio con i miei obiettivi. Ricordo una volta Will Smith ha detto: se siamo tutti e due su un tapis roulant, tu magari vinci, ma sta sicuro che io ci lascio le penne. Nel senso che finché non è la morte a fermarmi, comunque non mi fermo, anche se tu vai più veloce di me. Ecco, io sono un po' così. Sono abbastanza competitiva, ma con me stessa. Mi metto sempre in sfida. Non esiste qualcosa che non posso avere se decido di averlo. Ecco, forse sì. Posso dire che sono questo. Un bel Potrebbero. caratterino. Eh sì, abbastanza. Che hai detto, È eh? Che bello, perché una persona si deve mettere degli obiettivi, li deve vero. prefissare, metterli là. Poi non è perché, ah, vabbè, non l'ho raggiunto, me ne vado. No, bisogna No. raggiungerli fino alla Bisogna fine. E lottare poi. sempre, sempre. Se c'è una cosa che mi caratterizza, la forza di volontà, a volte anche troppa, veramente non sono una che non si arrende. È Ed è bello, è una una cosa cosa bella. stupenda. Mentre chi è Eleonora? Bella domanda. Dopo questa introduzione di Cinzia mi sento messa un po' in soggezione. Hai visto No, che è meglio scherzo. rispondere per primi? Esatto. No, Eleonora diciamo che è una persona molto determinata, nel senso che se si mette un'idea in testa in un modo o nell'altro la deve raggiungere. È proprio questo. La cosa che ho fatto con questo film, che non è stata sicuramente un'impresa semplice, però perché è la mia opera prima, e però come dice Cinzia, giustamente bisogna inseguire i propri sogni e ho avuto l'opportunità grande di inseguire questo mio sogno e speriamo, insomma, continui ad aprire le strade per altri sogni da inseguire, però quello sicuramente sì. E quindi ecco, siamo qua insomma per presentare questo progetto bellissimo, questo sogno che è diventato una realtà che abbiamo fatto insieme con Cinzia e niente, siamo molto felici. Parlando proprio di questo film, cara Leonora, come nasce questo film? Di cosa parla? Allora, questo film è in realtà una sceneggiatura che ho iniziato a scrivere nel 2018, che parte da un'idea, insomma, di raccontare la storia di questo personaggio che è Lola Bloom, che è una comica, diciamo, una stand-up comedian, che cerca un po' il suo posto nel mondo perché ha un mondo interiore molto tormentato, crede di inseguire quello che lei crede sia il successo, ma allo stesso tempo diciamo che si dimentica di inseguire i propri bisogni, quelli veri, e perciò si ritrova con un cuore diciamo tormentato e prova molta rabbia, ha degli scatti di ira anche pubblici, quindi insomma viene messa a confronto un po' con quello che lei sognava che le porta fama, però poi si rende conto che in realtà la cosa dentro di lei è un po' più complicata di quello che pensava e quindi attraverso le critiche che ha ricevuto, i problemi insomma suoi interiori, è stata obbligata a affrontare insomma una sorta di terapia di gruppo e questo le cambierà un po' tutto il percorso e il viaggio che noi seguiremo. Ma io prima di proseguire questo viaggio nel vostro film, se non sbaglio, la nostra regia ha pure il trailer del film, quindi io direi di guardarlo tutti insieme e poi continuiamo a parlare, del vostro film.
La regia non ce l'ha pronta. Ecco. Signore e signori, è arrivato il momento più esilarante della serata. Ecco a voi Lola Blu. Oh, eccovi. Beh, stasera avevo proprio bisogno di voi per coronare la mia fantastica giornata. Fallita! Datti una calmata, eh. E che cosa credo, Lola? Che tu da piccola abbia avuto a che fare più con le botte che con le battute. Come metti? Io non lo so, non le conto più le volte che ti ho detto che devi imparare a controllarti. Questo tuo atteggiamento ti costerà la carriera. Lola Blu, benvenuta. È davvero un piacere conoscerti. Sono Ravi. Benvenuta al Cerchio Sacro. Terapia di gruppo? Sì, esattamente. No, qui c'è qualcosa che non va. Non erano gli accordi. È parte del programma. L'imputato deve completare 5 settimane di trattamento psichiatrico presso un centro di benessere mentale. Un centro di riabilitazione? No, è un programma di supporto olistico per imparare a controllare la rabbia, gli attacchi di rabbia. Credi in te stesso e troverai la tua strada. Un brindisi a noi, al Cerchio Sacro e a questa serata. Let's do it! Stop. Cheers! Ti senti niente, il niente? Piara! Lola, hai ferito te stesso. Stupida! Mister deficiente che non sono altro! L'arte vera non conviene. È dolore, sofferenza. La gente come noi sta meglio sola. Questo era il trailer del film della nostra Eleonora con Cinzia. Devo dire una tematica molto particolare, perché ci sono molto spesso situazioni dove la gente è un po' aggressiva anche dal nulla, quindi diciamo che è un bel messaggio anche per far capire chi è aggressivo. A volte non ce ne rendiamo conto, la persona stessa non si rende conto dell'aggressività che ha nei confronti degli altri, ma anche nella propria persona, perché poi l'abbiamo visto nel trailer che c'era anche un po' di violenza verso noi stessi, quindi poi farsomente, visto che ci sono delle cose che ho capito, però non voglio svelare nulla per poi farlo svelare direttamente ai nostri amici che lo guarderanno direttamente. Poi ci fate sapere un po' dove lo possiamo vedere, quando e tutte le informazioni. Ma... Esatto, io avevo una curiosità, caro Piero, perché volevo chiedere a Cinzia, tu e Lola quanto avete in comune? Ma in realtà del mondo interiore tanto, per come ci presentiamo all'esterno siamo completamente diverse, e nel senso che magari, ecco, da adolescente avevo anch'io quel fuoco dentro che mi portava a gestire i rapporti, soprattutto con le persone vicine, in maniera molto conflittuale. Ma questo mi ha permesso di capire poi Lola dopo, perché crescendo io sono cambiata, io dico sono diventata adulta, chissà, perché magari, perché comunque ci sono anche degli adulti che sono ancora come Lola, e io non li giudico, forse è questo che mi ha fatto empatizzare immediatamente con Lola, perché a volte capisci che dietro quella rabbia si nasconde una fragilità enorme, una grande sensibilità, e quindi una paura molto più forte verso il mondo e verso l'altro rispetto a chi invece riesce a vivere più in armonia con il mondo che lo circonda. Quindi, ecco, io avevo dentro di me delle cose da prendere, e soprattutto ho sempre avuto un fascino, sono sempre stata affascinata dalle persone come Lola, perché non credo si tratti, non si può dire stronzo, l'ho detto già, non mi viene mai di dire, è una persona orribile quella, no?
Sono sempre persone che mi fanno tenerezza, che so che avrebbero bisogno più di una carezza che di un gesto di forza. Esatto, perché a volte davanti a questa armatura, queste corazze, non vediamo cosa c'è dietro, soprattutto gli eventi che quelle persone hanno subito per avere quella reazione. A volte ci manca un pezzo. È come quando dico spesso che noi giudichiamo la facciata, ma non sappiamo all'interno delle abitazioni se la stanza è piccola, se la stanza è grande, se ci sono delle finestre. Non sappiamo nulla all'interno degli appartamenti. Vediamo quella facciata e diciamo: mamma, che brutta marcia, è orribile, sa che avrà subito, mentre poi alla fine ci saranno delle cose all'interno che non spetta a noi sapere, però forse parlare un po' di più, come ha detto la nostra Cinzia, in quel momento, anziché dare quel giudizio negativo, diamo una carezza o siamo lì solo a far parlare le persone che ne hanno bisogno, sarebbe utile, anziché stare lì a smanettare, a scrivere, a criticare e a giudicare. Eleonora, Cinzia, ci dobbiamo fermare per un piccolo break, un po' di musica e torniamo a parlare tra pochissimo del vostro film. .05 sempre sintonizzati in vostra compagnia, sempre in collegamento con noi la nostra Vanessa Radosti. Non c'è, eccola. Non spuntavo. Non siamo soli, con noi ci sono Cinzia ed Eleonora. Rieccoci. È la protagonista, diciamo, la protagonista del film Lola Blu. Cerca e lotta per trovare il suo posto nel mondo. A questo punto mi viene da chiedervi, Eleonora, Cinzia, voi avete trovato il vostro posto nel mondo? Vado io questa volta, vada. Vai, vai, allora, almeno questa volta sei un po' tranquilla. Almeno questa volta, sì, una volta per uno. Diciamo che ho 29 anni, quindi dire che ho trovato il mio posto nel mondo è un po' azzardata come cosa.
Sicuramente ho capito qual è la mia strada, è sempre stata questa. Insomma, quindi credo che trovare veramente il proprio posto nel mondo, è una cosa molto, molto difficile, è come dare proprio capire il senso della vita un po', no? Sono dell'opinione che noi alla vita gli diamo noi un senso, è un po' la stessa cosa con questo concetto, trovare il proprio posto nel mondo. Si può capire qual è la strada giusta, qual è, il percorso, ma trovare il proprio posto nel mondo significa proprio adagiarsi completamente. Questa non è una cosa che credo per adesso mi posso permettere di fare perché ho ancora molte cose da inseguire, quindi sono sempre alla ricerca del mio posto nel mondo e spero di essere sempre alla ricerca costante, quello sì. Questa è una cosa bella, che sei sempre alla ricerca e vuoi Sì. continuare ad essere alla ricerca, vuol dire che c'è voglia sempre di scoprire cose nuove. E invece Cinzia? Io non posso dire che ho 29 anni come Eleonora, Vabbè, fini, tanto chi non te posso, lo dice a fare, fini, fregatene. ma a 29 anni di sicuro non, ce la, non sapevo proprio quale fosse il mio posto nel mondo, comunque forse perseveravo nel posto sbagliato io a quell'età, invece per fortuna Eleonora ha già le idee chiare. Oggi invece io sì, sono già al mio posto, nel senso che già aver avuto il coraggio di seguire la mia strada e scegliere questo lavoro mi fa sentire al posto giusto. E io facevo due lavori contemporaneamente diversi anni fa perché non sai mai se potrai vivere di questo lavoro e non la vivevo bene. Solo il giorno in cui ho avuto il coraggio di mollare e di andare dritta per questa strada, che era la mia unica strada, io mi sono sentita davvero viva. Quindi per adesso io sono al mio posto e ci sto benissimo. E si vede anche dal sorriso e dagli occhi che si vedono in video perché sei felice del tuo lavoro. Esatto, e a proposito di questo, cara Cinzia, ti abbiamo visto recitare in una fiction come Un posto al sole nel 2023, portato in scena Matrioska, ideato proprio da te in tournée nel 2024-25. Adesso sei anche protagonista di Lola Blu. Come stai vivendo questo periodo? Sono felice, sono felice perché un artista quando lavora è felice. E non parlo per me, parlo veramente per la categoria. Noi esistiamo grazie agli altri, all'altro. Esistiamo quando abbiamo modo di far vedere la nostra arte, altrimenti restiamo nell'invisibilità. E quando ci è permesso di lavorare siamo felici. Quindi sto bene adesso, come posso viverlo se non bene? E come diceva il nostro Piero, si vede proprio dal sorriso che hai, che ami fare questo lavoro. E invece, Eleonora, che clima si è creato durante le riprese del film? Allora, in generale tra noi, insomma, un ottimo clima, nel senso c'era molta complicità anche con gli attori, tra di loro c'era una chimica fantastica e devo dire che il lavoro proprio artistico, creativo è andato tutto, c'era una bella energia. Poi ovviamente, essendo una produzione indipendente, per me anche un'opera prima, insomma, non è stata un'impresa facile, sicuramente, però le difficoltà ci sono state, anche perché abbiamo girato ad agosto, quindi immaginate anche col caldo che a volte dà pure alla testa, sicuramente. Ma in generale tra noi c'era proprio un bel vibe, come si dice, no? Una bellissima energia e credo che questa cosa si percepisca proprio anche nel film, che tra loro c'è questa chimica che tutti hanno capito il proprio ruolo e tutti ci aiutavamo un po' l'uno con l'altro, seguendo comunque le direzioni giuste e sempre mantenendo anche il focus del film. Credo che questa cosa abbia dato una bella carica anche a tutti gli attori, soprattutto, no? Perché loro comunque anche ci hanno studiato parecchio, hanno lavorato parecchio. Credo che Cinzia in questo, sia d'accordo con me, insomma. Ne parliamo spesso di questa cosa, di questa energia che si era creata sul set.
Ma ci sarà altri lavori che tu e Cinzia o già tu stessa stai progettando per una nuova scrittura? Allora, io sì, sto progettando già altri progetti, ho anche un progetto molto grande adesso con una produzione internazionale che dovrebbe, insomma, che sta partendo, quindi di lavori ce ne sono e con Cinzia c'è stata una chimica tra noi fantastica, lavorativa, professionale, anche umana e sicuramente collaboreremo in futuro, proprio questa è una cosa più che certa. Che bella questa cosa. Invece Cinzia, tu altri progetti oltre quelli che già ha annunciato la nostra Vane? Sì, adesso sto lavorando insieme a Gabriele Guerra, che era in scena con me in Matrioska. Stiamo lavorando al sequel di Matrioska. Matrioska era uno spettacolo sui principi della fisica quantistica, e nello specifico sul potere divino che è dentro di noi e che ci guida nella vita senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Quindi un po' sulla necessità, la mia urgenza di dire al mondo che forse oggi dobbiamo riprendere più contatto con il mondo spirituale, che viviamo troppo nel materiale, non c'è il giusto equilibrio. E in Matrioska c'erano diverse citazioni dell'Amleto di Shakespeare, quindi nel seguito di Matrioska, il cui titolo è I am off, andremo a portare in scena Amleto e Ofelia. Quindi I'm off sta sia per abbreviazioni di Amleto e Ofelia, ma sia per il fatto che giochiamo, ironizziamo sul fatto di essere degli attori che vengono dal teatro off e che quindi devono farsi tutto da sé. E quindi approfitteremo per portare in scena nel seguito tutto quello che Shakespeare nascondeva nelle sue opere rispetto alla sua conoscenza dei segreti dell'universo, che era immensa. Non so, chiedo alla nostra Eleonora dove possiamo vedere il film. Ricordiamo Lolita Allora, Blu. Lola Blu. Lolita, vabbè, un nomignolo. E cioè perché l'hanno rotto di Lolita? Solo per Lolita dà chiamarsi quell'idea. Lolita. A settembre dovrebbe uscire nelle sale e poi ovviamente insomma, adesso in streaming, sicuramente entro fine dell'anno uscirà in streaming. Ok, quindi facciamo una promessa, noi non abbiamo il fazzoletto di Striscia, ritornerete a settembre, qualche giorno prima che sarà nelle sale, nei cinema, ritornerete per riparlarne insieme a noi. Promesso. Con molto Ti piacere. aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie Grazie a voi e in mille. bocca al lupo. Viva il lupo Grazie. sempre. Buona Viva il serata. lupo, Bocca al come lupo per dici. tutto. Ringraziamo e salutiamo Eleonora Grilli e Cinzia Cordella. Ma noi Non è Caravane non finita. abbiamo finito Non perché è finita. stasera abbiamo parlato libri con la guerra, film con la rabbia e adesso si parla di bellezza e già l'avete visto nei video, ma lo volete vedere, lo volete ascoltare? Tra pochissimo, piccolo break, musica senza limite live, a tra poco. Thank you.
Sempre in diretta dai nostri studi di Palermo, www.radiowifiofficial.it, sono le 22 e 18 minuti. Sempre con noi la nostra Vanessa Radosti. Esatto, io prima di proseguire con il prossimo ospite volevo in realtà ringraziare l'agenzia PM5 Talent Virginia Marasca per averci portato appunto Cinzia ed Eleonora, la ringraziamo tantissimo. Esatto, Lola Blu, mi raccomando. Esatto, detto questo è arrivato il momento, io qua tu hai la cartellina però io non ho la cartellina. Quindi devo un po' di... E tu hai come prepararti un po' prima, però. Questo è vero, ma per... Sì, ma durante la pausa musicale faccio di tutto tranne prepararmi. Detto questo, non siamo qui per parlare della mia preparazione. Un pezzo di pigiama, però vabbè. No, è la coperta, sentivo freddo, non è pigiama, è coperta. Vabbè, comunque, detto questo, non siamo qui per parlare della mia coperta, tu devi tacere ogni tanto. Non siamo qui per parlare della mia coperta, se ti avessi accanto ti ucciderei. Siamo qui per presentare un giovane siciliano, però... Io chiedo scusa all'ospite, però, cioè, andiamo avanti. Avevo la coperta, sento freddo, che ci posso fare? Ho capito, ma però, dai. Comunque non sono in pigiama, ma sono in tuta, vabbè, comunque non è questo l'importante. E siamo qui per presentare un giovane siciliano vincitore di un concorso, non lo dico il concorso perché voglio che lo dice lui, anzi lo dico, non lo dico, non lo dico. Anzi, tra pochissimo lo vediamo, no? Tra pochissimo lo vediamo. Questa sera si racconta qui a Musica Senza Limite Live ed è con noi Alessandro Scalisi. Ciao Alessandro! Ciao, buonasera a tutti. Ciao Piero, come ciao. Come stai? Buonasera. Bene, bene, molto bene. Un po' stanco perché ho fatto il pomeriggio al lavoro, ma tutto a posto, dai. Un po' di occhiaie, ma ci sta. Copriamo un po'. Ci sta, ora ti rilassi un poco e ci racconti, ti racconti, perché noi vogliamo assolutamente, io in questi giorni ti ho conosciuto la tua simpatia, sei veramente un ragazzo adorabile, ma adesso i nostri ascoltatori vogliono sapere chi è Alessandro. Allora, iniziamo bene con le belle domande proprio. Alessandro, partiamo proprio dall'inizio. Sì, Alessandro è sempre stato un ragazzo, un bambino, da tanti sogni. Sogni che vedevano l'aspirazione di poter costruire una famiglia, aspirazioni in cui vedevano di potersi fare una carriera, di stare bene soprattutto con se stesso. Quindi fin da piccolo ho sempre lottato per questo, anche se sono state tante. Delle difficoltà che ho avuto, che ho incontrato durante il percorso di vita, però mi ritengo ad oggi posso dirvi una sorta di, come la storia del bruttonatoccolo, diciamo che da piccolo era un ragazzo che si vedeva un pochettino brutto, sai, non si piaceva su tanti aspetti, e poi pian piano è cambiato fino ad arrivare ad oggi con ottime consapevolezze di se stesso. Quindi ha lottato fino a quando poi è riuscito nel suo intento. Possiamo dire la storia un po' di tutti i bambini, che da piccoli ci vediamo un po' col brufolo, con la pancetta, magari un po' bruttarelli, poi soprattutto quando si è piccoli arriva sempre qualcuno che dice: ah, che sei brutto, ah, porti gli occhiali, quindi il solito quattro occhi, che... So, sappiamo un po' che da piccoli si è un po'... A me la cosa... Sì, beh, in realtà a me la cosa che mi consegnava molto da piccolo è perché ho avuto fin da piccolo una ricrescita, diciamo, cioè i peli, no? Avevo già da piccolo un pochettino di peli nelle braccia, sai, in alcune parti del corpo, e quindi mi diciamo, avevo preso il nomignolo di scimmia. Quindi però ti dico la verità, ho portato il, diciamo, la prima volta che mi sono depilato è stato forse quando avevo 18 anni, 19 anni, quindi per farti capire, non è che mi ha segnato così tanto, era più che altro un discorso mio personale, cioè io sono sempre stato molto critico con me stesso, e quindi da lì ho determinate situazioni, le ho affrontate sempre dando un occhio di più di riguardo a quello che dicevano gli altri rispetto a quello che dicevo io. E oggi è ancora così? Dai sempre un occhio di riguardo a quello che dicono gli altri? Oggi assolutamente no, lo dico molto convinto, perché sicuramente non avrei fatto tante scelte se fossi ancora stato, diciamo,
con ascoltarsi ancora il giudizio delle persone, molte cose non le avrei fatte. Ma proprio dopo anche quello che mi è successo, che ora ancora lo dobbiamo annunciare, diciamo, le critiche che sono arrivate sono state proprio diciamo la consapevolezza di poter dire ok, Alessandro è felice ed è, non gli interessa proprio niente di quello che possono dire. Possa essere anche un minimo giudizio, che brutto con i capelli un pochettino scuri, io mi piaccio, va bene così. Bravo, ma ci sta un grandissimo applauso dalla nostra regia. Io vorrei che in questo momento ci siano molti ragazzi, spero che ci siano molti ragazzi collegati in modo che... Non sentiamo più la nostra Vane, non so il perché, non so se Alessandro la sente. Non mi io sentite? No. Adesso sì. Okay, siamo arrivati a ragazzi collegati. Esatto, ragazzi collegati in modo che possano sentire ciò che tu hai detto e ne possano fare una lezione di vita. Sì, perché con la consapevolezza che noi viviamo con noi stessi per tutta la vita, gli altri sono soltanto un contorno, o comunque va bene la famiglia, va bene il fidanzato, va bene il marito, va bene la moglie, ma dobbiamo vivere bene noi stessi. Esatto, se non stiamo bene prima noi, non possiamo stare bene insieme agli altri. Esatto, tu considera che il giudizio, cioè, allora, mettersi in gioco o comunque sia avere o accettare un'eventuale critica ci può stare, perché purtroppo viviamo in una società in cui la qualsiasi viene criticata e quello ci sta. Però il non farsene una malattia in base a quello che la persona possa dire, quella è la cosa importante. Cioè il poter dire, ok, posso vedere se il tuo giudizio può essere giusto o meno, però l'importante è quello che io penso di me. Cioè, ti ripeto, se mi dovessero dire, come è capitato, ma secondo me, guarda, se ti tagli i capelli corti, dico, sì, io ti ringrazio, può darsi che hai ragione, però al momento mi piace così e va bene così. Cioè non stare lì proprio a dire, ma perché mi ha detto quello, perché mi ha detto quell'altro, cioè... Proprio a farti una malattia, quello è sbagliato, perché quello ti fotte proprio un cervello, scusate il termine. No, tranquillo, stavo per dire non altra che in siciliano, che è forse peggio, perché io dico solito il classico, no? Penso posso dire, no Vane? Il puttetine! Sì, si può dire, dopo la 22, quindi si può dire la qualsiasi. Cioè, fottetine. Ma visto che stiamo parlando, ci sono dei messaggi che dopo vediamo, io per gli amici in radio non voglio mandarli in confusione. Perché chi ci guarda in video, in sovraimpressione, sotto il tuo nome, vede una scritta. Tu sei anche qui per questo motivo, perché il nostro Alessandro è il gay più bello d'Italia 2023 e noi vediamo la sua proclamazione quando gli hanno detto che era lui il vincitore. Partirà, Italia 2023... Oh, Alessandro! Eccolo. Questo è il momento, un momento proprio in cui ti hanno messo anche la fascia e la corona. Esatto. Mi sono emozionata tantissimo anch'io. Anch'io tuttora mi emoziono, perché guarda, è una di quelle, sicuramente uno di quei ricordi che non ti, cioè una cosa che non ti scorderai mai a vita, proprio mai. Ed è soprattutto un'esplosione di tante cose. Io in quei momenti non sapevo davvero che fare. Io sono una persona molto emotiva su determinate situazioni e mi aspettavo, sai, di dover piangere, dover fare, non lo so. Ma in quel momento, credetemi, non ho fatto nulla. Cioè, ho avuto soltanto la cosa di poter dire, mettermi la mano sulla testa e dire, ma facciamo un altro Alessandro? O non lo so, perché è davvero una situazione in cui non sai se ridere, se piangere, se buttarti a terra, se strapparti i capelli, se scappare, non lo sai. Però quando realizzi, che a me il mio... arrivato dopo un e invece questa volta si è bloccato il quando nostro realizzi... Alessandro. Eccolo, è ritornato. Dove siete arrivati? Ti eri un po' bloccato. Ok, ti dicevo, non appena tu realizzi, che a me sono passate circa 3 settimane, considera che lì davvero sei felice e dici, cioè, hai vinto un qualcosa che
sicuramente per come sono stato io, fin da, come vi ho detto prima, fin da ragazzo, è un traguardo molto molto importante, personale soprattutto. Esatto, molto importante, e poi ne parleremo anche perché ci sono tanti temi da affrontare insieme a te. Ma ci dobbiamo fermare per un piccolo break musicale, i nostri amici radio. Giuro Lavagna, Lavagna Official Music, giuro che leggo i tuoi messaggi non appena rientriamo in diretta. A tra poco. Rosa Chemical sulle frequenze streaming di RadioWifiOfficial.it, in video su YouTube e sui social di Chiocciola Radio Wifi Official, musica senza limite live in video sempre con la nostra Vanessa Radosti. Come mai stai in piedi? Perché mi fa male la schiena, sono fatto anziano. È vero, non siamo soli, con noi chi c'è? C'è il nostro Alessandro, stasera io mi mangio tutte le parole, ragazzi, niente. Alessandro Scalisi. E rientriamo, stavo parlando appunto del concorso in cui è stato eletto. Però ci sono dei messaggi su YouTube, prima che i nostri utenti mi uccidono, perché stasera non sto leggendo niente, sembro un po' anziano. Lavanga Official Music ci scrive: eccolo con la faccina con i due occhi a forma di cuore. Sempre Lavanga ci scrive: una persona splendida e un grande esempio per i ragazzi. C'è un altro messaggio, non ce n'è più. No, arrivano, penso. Non lo so, da dove rispondere a Lavanga. Allora, sì, Massimiliano ci conosciamo, abbiamo avuto la fortuna di conoscere, è un grandissimo artista. La bellezza, la sua bellezza è quella di poter entrare e poterti capire anche quando non parli. Ho avuto proprio la fortuna di poterlo conoscere in un concorso a cui ho partecipato, cioè un evento a cui ho partecipato, che ero ospite in giuria. Inizialmente è stato un pochettino
sai, c'era quell'occhio in cui uno si guardava l'uno con l'altro per capirsi soprattutto. Però poi è nata questo bello bel rapporto, questa bella amicizia in cui pian piano stiamo capendo l'uno con l'altro ed è piacevole, cioè affrontiamo la quotidianità e quindi da lì capisci davvero le persone quando arrivano e soprattutto senza neanche conoscerti riescono a capirti. Quindi lo ringrazio sempre. E voi continuate a mandare messaggi al 351-8896-999. Intanto, caro Alessandro, io ti chiedo che ti pongo una domanda che è un po' un quesito per tutti coloro che un po' fanno concorsi di bellezza, perché okay. I concorsi, purtroppo, devo dire purtroppo, ad oggi non sono visti di buon occhio per il politicamente corretto e per tutti questi discorsi qua. Per vedere Miss Italia, che io lo guardavo sempre, non esiste più sulla Rai. E hai avuto paura di essere giudicato e criticato proprio per questa scelta del concorso che hai fatto? Allora, partecipare al concorso è stata una scelta che ho preso perché volevo, come ho detto prima, vedere fino a che punto potessi arrivare al giudizio delle persone esterne che non mi conoscessero. E quindi da lì l'ho affrontato prettamente per questo obiettivo, non perché avevo paura di un qualcosa. Ti dico la verità, non avevo neanche l'obiettivo di vincere, cioè nel senso io volevo partecipare per vedere questo mio percorso. Poi è venuta la vittoria, va bene, ora poi magari ne parliamo. Però una vera e propria paura sul giudizio no, perché io sono una persona libera e posso sentirmi libero di poter fare qualsiasi cosa nella mia vita. Sicuramente, come hai detto tu, ormai i concorsi di bellezza ad oggi sono visti in tanti modi. Io posso dirti che magari anche chi partecipa a un concorso di bellezza lo può fare per un determinato obiettivo, o aumentare il suo egocentrismo e magari star lì a farsi vedere e quindi aumentare il suo ego, oppure che quelli come me che hanno affrontato un percorso dove non si vedevano mai belli o non si vedevano mai all'altezza di poter fare una determinata cosa. E così posso fare anche un esempio, anche un talent. Io penso che ci sono tanti talenti in Italia, così nel mondo, però penso che tante volte viviamo in uno status in cui stiamo lì a farci troppi problemi nei confronti magari delle persone o troppi problemi in cui pensiamo al giudizio, ma se io faccio questo... E quindi da lì scaturisce poi questa sorta di tabù che avviene sul concorso di bellezza, così come su tante altre situazioni. Se mi dovessi chiedere la vittoria mi ha portato un etichettamento, dato che comunque si tratta di un concorso prettamente omosessuale, quindi sai, comunque sia, avviene la vittoria di una sorta di orientamento, comunque sia di concedetemi il termine, non voglio sbagliare a parlare, però per categoria, diciamo così, però non mi sento etichettato. Perché ad oggi con questa vittoria posso dirti di voler essere un grande esempio per eterosessuali o omosessuali che non si accettano, che non hanno mai avuto quella forza di poter affrontare la vita in un determinato modo, anche nel poter dire io sono così o io faccio quello. Io quindi voglio essere questo, voglio essere proprio un punto fermo, un punto di esempio per poter dire chi si ama vince su tutto, è un motto che dirò sempre. Quindi esatto. Non mi sento etichettato, lo penso. Concedetemi un'altra parola a sti cazzi, ragazzi, perché purtroppo siamo sempre lì, cioè la gente parlerà sempre e comunque, e io dico anche nel bene o nel male, è importante che se ne parli, ma intanto bravo, assolutamente sì, bravo, veramente bravo. Io non mi sento, non so che succede, sta pronto? No, ci sentiamo. Mi sentite? Sentiamo, sì, non sì. Mi sentono però forse il radio, non so il perché, non... ecco. E vabbè, la regia audio mi fa gli scherzetti, la video sì e l'audio no, dice vabbè, vedi, stai zitto stasera che fai solo. Io per riallacciarmi al discorso fatto da Alessandro dico sempre che è molto bella la libertà. La comunque libertà è bello, vai Vane. Io stavo leggendo la libertà proprio di fare ciò che si vuole nella vita, di renderci sicuramente tutti liberi. E questo è il bello, anche perché in tante puntate di Musica Senza Limite Live, da 2 anni se non sbaglio, Vane, giusto? 2 anni e mezzo, che con il nostro appuntamento video
che noi cerchiamo di lanciare questi messaggi, che la gente le etichette le metterà sempre, perché è proprio un vizio, un hobby, chiamiamolo così, perché sarebbe da dire problema, ma diciamo hobby, così magari nessuno si offende, perché noi non vogliamo offendere nessuno. Hanno sto hobby di dare le etichette a qualsiasi cosa o qualsiasi persona che vedono. Quello è per forza in quel modo, quella persona è in quell'altro modo, ma una persona non può essere felice, una persona non può star bene. Noi speriamo che queste etichette prima o poi spariscano, ma chi se ne frega, come hai detto tu, esatto. Alessandro, esatto. L'importante, o parlate bene o parlate male, l'importante è che arricchite la vostra vita di parlare qualcosa di interessante come la nostra. Esatto, esatto. Tra l'altro poi io anche su questo vorrei dare un consiglio a magari a chiunque possa ricevere delle critiche. Vai, vai. Io penso che la migliore risposta è la non risposta. Io ad oggi a tutte le critiche negative che mi sono arrivate, io non ho mai risposto a nessuna critica, neanche con uno smile, neanche con una faccia, sai, con la reazione sui social della risata, niente e niente. Anzi, se magari ho trovato qualcuno che rispondesse al posto mio, io privatamente l'ho contattato dicendo lasciatelo perdere e cancellate il commento, perché l'indifferenza sarà sempre la migliore arma. Rispondere con un sorriso sarà sempre quello che ha... chiamiamoli haters, non so come si chiamano sui social, sarà sempre la loro la spada più affilata per poterli uccidere, diciamo, per poterli annientare, perché poi sostanzialmente è quello, perché se tu invece rispondi allora loro si caricano e dicono ah, vuol dire che gli dà fastidio, vuol dire che ho ragione, allora io continuo a marciare su questo, ad infierire. No, invece io non ho mai risposto a nessuno, parlate, perché tanto non me ne frega niente. Invece alle persone che mi hanno diciamo elogiato, che hanno fatto complimenti anche molto molto davvero positivi, a quello ho risposto sempre. Io ho sempre portato rispetto al tempo delle persone che hanno speso per me, perché è giusto che si faccia. Comunque hai ragione Alessandro, perché la migliore risposta è proprio l'indifferenza. La non risposta, sì. Perché quando magari quella persona si vede che tu rispondi, che sei nervoso grazie al suo commento, beh, stai arricchendo solo la sua giornata. Invece esatto. Con l'indifferenza sta lì tutto il giorno a dire ma ha risposto, non ha risposto, come ha risposto, come non ha risposto. Ci sarebbe da rispondervi in un modo, ma non lo facciamo noi, perché noi siamo delle persone educate e vi rispondiamo con tanta buona musica, perché siamo persone brave, eh? Poi vediamo. Po' di musica e torniamo tra pochissimo con il nostro Alessandro, Mr. Gay Italia 2023. A tra poco.
22:43 minuti, siamo sempre in diretta su Radio Wi-Fi Official.it. Rush finale delle nostre interviste con la nostra Vanessa Radosti. Eccola qua. Ma c'è un ruscello o qualcosa? Io sento un rumore di ruscello. Non so. Da me? Non lo so, in questo momento ci sei tu collegata. No, quale ruscello? Sono a casa. Non lo so, magari da un muro o l'altro spuntava un ruscello. Ma che dici? No, quale ruscello? Alessandro Scalisi. Eccolo. Fate morire, ragazzi. Alessandro dice, ma questi due sono pazzi? No, ma che dici? Comunque ci sono dei messaggi al 351-8896-999. Voi continuate a mandarli, così all'ultimo poi al nostro Alessandro gli leggiamo tutti i messaggi. Ci sono dei messaggi un po' particolari, non so se la nostra Vanessa te l'ha detto, puoi anche rifiutare di rispondere, eh? Io già te lo dico adesso. Vale, nel frattempo dovresti fare tu le domande. No, io stavo cercando proprio i messaggi. Vabbè, faccio le domande. Faccio la domanda che è meglio. Da quel giorno in cui sei stato eletto con Alessandro, com'è cambiata la tua vita? Allora, è cambiato tantissimo. È cambiato tantissimo perché, come ho detto prima, ho avuto la conferma di tutto il percorso mio personale che ho affrontato. E questo mi ha fatto guadagnare molte, molte vittorie personali, molte lotte a cui da tempo, da 2 anni a questa parte, stavo facendo, le ho vinte tutte. È cambiata perché ho avuto molta autostima, molta stima da parte di persone che neanche mi aspettavo, e quindi questo ti fa raggiungere una felicità interiore da poter dire, allora forse tutto il mondo non è brutto, non è superficiale, non si basa magari su quello che magari tante volte i social, così come anche la televisione può far apparire. Quindi ti dà quella speranza ancora di un cambiamento nella mentalità, diciamo, mondiale. E questo è il cambiamento, penso, più grande che ho avuto. E ovviamente le eccezioni ci saranno sempre, però posso dire che sicuramente è una grande soddisfazione. Senti, Alessandro, com'è? In realtà volevo chiederti un consiglio per tutti quei ragazzi, per tutte quelle persone, non solo ragazzi, che non si sentono liberi, che si guardano allo specchio, non si piacciono, che hanno anche, questo li porta ad avere disturbi alimentari, disturbi con se stesso, disturbi con gli altri, problemi di rabbia e tanto altro. Come possono, secondo te, affrontare tutto questo e sentirsi liberi, sentirsi non categorizzabili? Come possono fare, secondo te? Allora, tutto, io penso, lo posso affermare perché è quello anche che è successo a me, e tutto parte da noi stessi. Non è facile. Ragazzi, purtroppo viviamo, come ho già detto, in una società in cui ti categorizza, così come ti etichetta, così come ti può sempre giudicare. Quindi una persona fragile, soprattutto dei ragazzini che non sanno ancora forse nemmeno affrontare la vita o affrontare il mondo esterno, magari davanti a quei giudizi possono davvero sentirsi inappropriati o comunque siano adatti al mondo circostante. Pochi giorni fa, poche settimane fa, ho visto di una ragazza che è andata in palestra, una ragazza che era un pochettino in carne, e ha fatto questo sfogo dove, siccome si è tolta non mi ricordo se era la maglia o il pantalone, non mi sto ricordando, è stata proprio derisa davanti a tutti per il suo outfit, che magari per loro non era conforme al tipo di fisico della ragazza. Ma io dico, ma cos'è il problema? Qual è il problema di queste persone? Qual è perché si deve stare sempre lì a dire tu non sei bello, tu non sei perfetto, non è un fisico? Io dico ai ragazzi che subiscono questo, mettetevi in testa che la vita che passerete non è con loro, è con voi stessi. Quindi mettetevi in testa che la cosa più bella è vedersi allo specchio, e magari se c'è qualcosa che non ti piace, non fartelo dire dagli altri, dittelo tu stesso, e migliora quell'aspetto. Io prima ero un ragazzo in carne,
Poi con l'età adolescenziale sono dimagrito, ho dato, diciamo, modo io, tramite alimentazione, tramite palestra, di poter cambiare il mio fisico, ma mi sono messo io in testa, non ne so cosa mi ha detto fai quello, fai l'altro, e tutto è partito da me. Non è stato semplice, perché poi a me piace mangiare, quindi è lunga la lotta per poter arrivare a un fisico magari più asciutto, però io dico, se non parte da noi stessi, perché dobbiamo farlo partire dagli altri? Quindi consiglio a tutte le persone adulte, anche perché ci sono un sacco di persone adulte che ad oggi ancora non si accettano. Guardatevi allo specchio e dite io valgo. Guardatevi allo specchio e dite non c'è nulla di più importante del mio pensiero. E guardatevi allo specchio soprattutto e dire io mi amo, io posso cambiare e io posso essere la salvezza di me stesso. Quella è la cosa che conta. Non è facile. Invece, Chi non riesce, chiaro. Io dico sempre, chi magari non è forte, tanto forte da poter arrivare da solo con questo obiettivo, con questo concetto, fatemi aiutare. Esistono dei dottori che studiano per l'aiuto della mente, per l'aiuto dell'alimentazione, così come esistono i nutrizionisti, esistono i personal trainer, così esistono i psichiatri, gli psicologi, studiano queste persone per aiutare. Facciamoci aiutare. Magari purtroppo non è semplice, perché posso capire anche che è un impegno anche economico, un percorso del genere. Però oggi viviamo nel mondo in cui la gente si fa aperitivi, si fa quello. Anziché spendere un 10 euro, 20 euro su un aperitivo, uno spendo su di me, che è la cosa più importante. Il nostro corpo è la vera, diciamo, è quella macchina che porteremo a vita, e se non siamo noi ad aiutarci noi stessi, non ci sarà mai nessuno a poter dire, anche se è un'ottima persona accanto, anche se è un ottimo compagno o compagna di vita, ma davvero nessuno mai ci potrà aiutare. Parte tutto da noi. Esatto, deve partire tutto da noi. Alessandro ha detto una cosa giustissima e verissima. Tutto deve partire da qui, ma dalla nostra testa, non dalla testa di chi attacca, di chi critica, di chi, tra virgolette, bullizza la persona più debole mentalmente, perché è lì che il bullo o la persona malefica va a colpire la persona che è debole mentalmente. Invece in questo caso io voglio chiederti al contrario. Cosa vuoi dire a queste persone che continuano ancora oggi, sentendo notizie anche di ragazzi e ragazze che si tolgono la vita per i giudizi degli altri, che veramente sprofondano in una depressione, in uno stato pessimo, per colpa loro, per colpa di quel sei brutta, sei grassa, sei grasso, per queste parole che pesano tantissimo. Tu cosa ti senti di dire a queste persone? Io non li voglio neanche considerare, Piero, credimi. Non voglio, però non li voglio neanche considerare, perché secondo me queste persone, in primis, è un dolore che forse loro stessi hanno nei confronti di se stessi, e che cercano di poter ferire gli altri per farli scendere al loro livello. Quindi io non so se posso dare un consiglio a loro, perché realmente se tu da una persona del genere vai, l'attacchi, a parte che molti ti attaccano senza anche mettergli la faccia, in primis, o anche volendo, chi lo fa, io cosa posso dire? Non lo so, sinceramente, perché dire di farsi aiutare è come sbattere la testa sul muro, perché non accetterebbero mai un consiglio da una persona che loro stessi criticano, cioè, quindi sarebbe un controsenso. Io invece una cosa che davvero ci tengo a dire a tutte, anche le persone che hanno bisogno di aiuto, che ad oggi per fortuna esistono molti telefoni, il telefono amico. Telefono amico, che è molto importante per tutti quanti, così come chi subisce violenze, così come chi subisce omofobia, così come chi subisce un'azione di bullismo. Esistono molti enti e molti, soprattutto, numeri che aiutano queste persone, e non abbiate mai paura di poterlo fare, perché dall'altra parte troverete sicuramente una persona che vi aiuta e non vi uccide. Quindi, se davvero non riuscite, ascoltate magari le persone care che possono aiutarvi su questo, e fatelo, perché ci stiamo anche ingrandendo su questo aspetto. E io sono una persona presente, se chiunque avesse bisogno di aiuto, io
sui social sono presente, rispondo a tutti quanti e posso anche consigliare a chi rivolgersi, o anche una chiacchierata con me la posso tranquilla, possono tranquillamente fare. E poi se non si riesce in questo modo e magari si subisce ancora più, denunciate. Denunciate, perché forse è anche un altro modo per potersi aiutare. La denuncia secondo me è anche un atto di sfogo nei confronti degli enti polizia, così comunque sia degli enti statali, che possono magari aiutarti. E questa è una cosa fondamentale, un aiuto in più che si può avere, e speriamo di non arrivare a quel livello, perché vuol dire che lì è quasi violenza molto pesante, psicologica, fisica, che è veramente dura da passare. Qui a Musica Senza Limite Live abbiamo raccontato tante storie forti che in primis anche noi ci siamo emozionati, colpiti per le varie storie che abbiamo raccontato. Anche poco fa abbiamo raccontato, fatto una promozione a un film dove si parla di rabbia, quindi non si sa cosa c'è dietro quella rabbia di quell'artista, di quella persona che sta interpretando naturalmente Lola Blu, naturalmente l'intervista di prima, dove c'è questa persona che è aggressiva, ma bisogna anche capire e aiutarla quella persona. Magari quella persona è aggressiva con gli altri perché con la sua persona qualcuno prima era aggressivo con lei, e quindi esatto, la vedono come una valvola di sfogo. Esatto. Bisogna far capire alle persone. Noi cerchiamo in tante puntate di Musica Senza Limite Live e speriamo di mandare questo messaggio anche in queste e tante altre, dove la violenza non porta a nulla. Per violenza noi diciamo violenza non solo fisica, non è lo schiaffo, il calcio, esatto, c'è anche quella psicologica. Psicologica che anche colpisce, non dico peggio, però esatto. Eh beh sì, perché io dico sempre, ti piantano quel semino in testa dove cresce ogni giorno sempre di più, dove tu poi hai l'albero di quel pensiero negativo. Intanto Alessandro si è sbloccato, perché si era bloccato, eccolo. Sì, quel tarlo, ti mettono quel tarlo e pian piano ti immagina un cervello, sì. Purtroppo sì, è vero. E io per tanti anni ho vissuto anche questa situazione, dico la verità. Però poi, da solo, perché io, ritornando al discorso che dicevo prima dell'aiuto, io ho avuto la fortuna, siccome sono una persona molto testata e determinata, prima di arrivare a chiedere aiuto cerco di muovere tutte le pietre che posso fare, proprio le provo tutte prima di poter dire ok, non riesco da solo. E io per fortuna ce l'ho fatta. E tutto è partito da un cambiamento mio fisico, diciamo. Ho iniziato con nel rifarmi il naso, un leggero intervento al naso, e da lì la mia vita è cambiata, perché ho dedicato finalmente, ho speso del denaro, comunque sia, ho fatto una cosa che per me, e quindi da lì ho detto posso ripartire, e sono ripartito dalla diciamo, sistemarmi anche fisicamente, dall'andare in palestra, da dedicare piano piano del tempo a me stesso. Quindi anche questo può essere secondo me un aiuto, a piccoli passi, esatto, piano piano, anche perché ecco un'altra cosa, visto, hai detto la cosa giusta, tutto subito non esisterà mai, cioè no, il giusto tempo, quindi a ogni cosa devi dare il tempo giusto per potersi adattare ai cambiamenti, così come adattare la mente alla nuova persona, che magari una persona, cioè un essere umano può arrivare a cambiare di sé. Ed è assolutamente vero. Io direi di alleggerire un po' questo momento con i messaggi, perché ho letto qualche messaggio che io non vado a leggere perché mi vergogno un po' con a leggere, che farò leggere al nostro Piero, che è più spacciato, perché c'è un messaggio in particolare che è tipo io, ok, posso andarmene io, no, rimango. C'è un messaggio un po', Alessandro, non te la prendere con me, io sono solo il tramite di quello che c'è qua, quindi mi raccomando, c'era okay, serietà fino a poco fa, di solito quello poco serio sono okay, io questa volta no, ok. Dov'è? Okay. Dov'è? Ecco, per supporre i messaggi. Ok. Sei bellissimo, complimenti da Simona. Fino a qui. Salutiamo Simona. Cosa vorresti fare da grande?
Questo ce lo scrive Mirko. Bellissime parole, si vede che sei un bravo ragazzo. Grazie. Che vuoi fare da grande? Posso rispondere adesso? Sì, sì, rispondi. Okay. Ok, allora, sono già grande, no, scherzando. Allora, cosa voglio fare da grande? Allora, sicuramente la mia vita professionale, tramite questa esperienza, vorrei tanto che cambiasse. Non nego a nessuno il fatto che mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, quello sì. Sicuramente può essere quello che ho vinto, così come il farmi conoscere può essere un trampolino di lancio. Però è anche vero che resto con i piedi per terra. Io non cerco necessariamente la notorietà, nel senso che io faccio un lavoro, sono commesso in un supermercato, è un'azienda molto importante in Italia, però diciamo resto umile a questo lavoro, cioè resto con i piedi per terra, non aspiro a poter diventare necessariamente un personaggio, un volto famoso. Però se succede, ben venga. Poi così la vita può cambiare. Non succede niente. Io sono sempre per il cambiamento, sempre per mettermi in gioco. Quindi se mi succede un'altra occasione, così come un'altra azienda, così come un altro genere proprio di lavoro, io vado, perché mi piace. A me mi piace tenere... Risposta secca, sì o no? Ti piacerebbe il Grande Fratello? Sì. Anche il viso si capisce, sì. Ma per l'esperienza, ti dico la verità, per l'esperienza del... Guarda, io guardo anche il lato... Ok, sì, vai in televisione, per carità, bellissimo, mi piacerebbe, ok. Però io su questo, per quanto riguarda la casa del GS, ti rispondo anche in un altro modo. Sicuramente sarebbe un ottimo percorso che fai con te stesso, perché tu esci da tutto quello che ti circonda, lasci soprattutto i telefoni, che è una cosa che ad oggi ti mangia proprio un cervello. È forse l'unica cosa bella che è rimasta del Grande Fratello, però noi non lo sappiamo se, diciamo, sì, che ovviamente, dietro le telecamere... Certo, però ti posso dire che è quella sicuramente un'esperienza personale che ti resta, ti fa mettere proprio in gioco, perché ti fa uscire la persona che sei, perché sei sempre dentro quelle mura. E... io ti faccio l'esempio, quando è capitato che magari sai, stai male o magari mi sono fatto male al lavoro e quindi non potevo uscire, dovevo stare a casa, il pensiero è magari è passato da solo una settimana, oppure quando mi sono rifatto il naso, io sono stato un mese a casa perché non potevo andare al lavoro. Tu un mese a stare sempre chiuso, perché poi non prendevo polvere, non prendevo proprio chiuso dentro casa, il cervello parte. Diciamo che il Covid ci ha insegnato qualcosa, bastato e ci è avanzato pure. Quindi il cervello parte, quindi ecco, ti vedo anche questo, un'esperienza sicuramente ti porta una grande soddisfazione personale. Che è un modo di lavorare su, cioè, un'esperienza come il Grande Fratello sia un modo di lavorare su noi stessi, perché su noi stessi, non sugli solo, altri. Ma soprattutto penso su noi stessi, perché va bene che condividiamo quel luogo con altra gente, però comunque sei solo con te stesso, senza telefoni, senza social, senza telegiornale, senza niente, quindi penso che sia molto... Ma continuiamo con i messaggi. Questa domanda puoi rispondere anche al no comment, perché è una domanda classica che ormai facciamo spesso, che è della nostra Ginevra, a cui mandiamo un grande abbraccio, dove ci chiede: sei fidanzato? No. No, Ginevra non è fidanzato. Devi sapere che Ginevra fa a tutti gli ospiti sta domanda, però la fa solo gli uomini. Femminucce no. Non guasta mai. Questo è un messaggio anonimo. Diciamo single, diciamo così, felicemente. Momentaneamente. No, vabbè, scherzando. Ma la prossima è una domanda non so cosa, è anonimo, quindi già quando è anonimo io mi preoccupo, perché vuol dire che c'è del mistero dietro. Ma la sfilata in diretta non può farla? Ma sta domanda è per me, per Vanessa o per Alessandro? Credo per me sicuramente no, per te manco, penso proprio per no, ma è una supposizione, nel senso, ma la sfilata in diretta non può farla? Credo che non può farla, cioè...
Sì, ma credo no, che si posso. Riferisca proprio ad Alessandro, non a noi. No, non si può, non si può. Te lo dico in spagnolo, non si può. Facciamo così, la prossima volta il nostro Alessandro ci viene a trovare qui a Palermo, attiviamo tutte le telecamere e facciamo la sfilata. Cioè, la fa solo lui la sfilata, perché io rimango in pigiama. Va bene, ci sto. Io rimango con la coperta. Se voleste però vedere magari qualcosa, ripeto, sui social sono attivo, magari là tipo uno sbizzarrire. Esatto, vai a guardare sui social. Ma perché queste cose in diretta, ragazzi? Cioè, il prossimo è peggio, guarda, il prossimo è peggio. Ah, bene. Però questo no, giuro. Bravo, complimenti per le bellissime parole che hai detto da Marco. Ok, grazie. E poi, sempre anonimo, ecco perché è più bello questo. Capisci? Ammazza che sei buono! Soprattutto con il costume blu. E questo è riferito, penso, al video che, hanno, che avete pubblicato prima, cioè che avete mandato prima in onda. E penso che da lì vogliono anche la sfilata. Vedi, uno gli dà un pasticcino e loro vogliono tutti i dolci, visto? Eccolo qua. La nostra regia che è buona, guardate, ve lo ripropone, mentre sta proprio per vincere. Vabbè, la fascia. C'è anche la foto con la foto con la fascia, eventualmente l'altro potere del costume. Io non so se la regia, pure la regia l'ha ritrovata. Ecco, siamo sui tuoi social, accontentiamo, ragazze, ragazzi, qua voglia delle foto che c'è, veramente, c'è tanto e di più. Ma c'era un commento forse YouTube? E ti vedo rosso, Alessandro, ti stai vergognando un po'. Sono stato al mare. Sono le luci, com'è? Sono stato al mare. Ah, sei stato al mare. Beato te, noi qua ancora. Beato te. Ma c'era un commento poco fa YouTube, ho visto male. Niente, a regia stasera mi combina degli scherzi tremendi. Abbiamo altre domande, anche perché abbiamo sforato già di 5 minuti. Sì, abbiamo altre due domande, altre tre, diciamo. Quanto, caro Alessandro, hai voglia di metterti ancora in gioco? Questa, diciamo, ho già risposto prima, ma tantissimo. Io penso che in generale non smetterò mai di mettermi in gioco, ma io lo faccio anche con me stesso, cioè nel senso, tu considera che io non ho sempre quella criticità nei miei confronti a livello fisico, o a livello, sai, anche di un look, di un outfit, quindi è il mio modo proprio per mettermi sempre in gioco, non fermarmi mai. Io non dico che non mi piaccio, però do sempre quella cosa in più al mio cervello di poter dire aspetta, io posso migliorare. Ti stai sempre addosso per stimolarti. Sì, quindi ma anche in generale, a parte a livello mio personale, proprio nella vita sono una persona che non molla mai, cioè sempre, mi piace proprio stare sempre attivo, sempre a lottare per raggiungere una qualsiasi cosa. L'unica cosa che non riesco, ragazzi, mannaggia, che non... Ritorno al discorso della domanda di prima, è trovare la persona accanto che mi possa supportare. Cara Alessandro, in questo momento stai parlando di amore e ti sei buggato, penso un po'. Non so se è destino. Vabbè, dai, magari ragazzi, mi aiutate voi, scusami. Non è che... Magari ti aiutiamo. Una sorta di strano amore, magari siciliano, no? Com'era quello dove... Com'è il grande sta, Alberto Castagna, come il grandissimo... Quindi magari ci può stare, no? Alla fine. Ci può fare. Diciamo, mi sono fatto vedere. Noi ci proviamo. Esatto. Quindi. Tanto, la gente ti ha visto, ti ha conosciuto, sappiamo un po' di curiosità, vediamo di trovare, ci devi dare tu qualche indizio però, se come deve essere, come non deve essere, il carattere, il conto in banca, perché anche nel 2024 quello è fondamentale. Sì, no, guarda... Oddio, è un super miliardario, vabbè. No, vabbè, semplicemente... Mi sa che così non lo trovi, te lo rubiamo prima noi. Vi posso aiutare, vi posso pensare, semmai, non vi preoccupate, non vi dimentico. Allora, va benissimo. Mio amore. Se c'è ogni mese un regalino... Noi stiamo. Ok. Già, comunque, vabbè, semplicemente... telecamere, troupe e andiamo a cercarlo. Andiamo. Va benissimo. Vabbè, semplicemente le cose fondamentali per me forse sono 2/3. Uno, il sapermi tenere testa. Due, il non sovrastarmi soprattutto, perché non deve magari, sai, come fa? Ti deve tenere testa ma non ti deve scavalcare. E la via di mezzo deve esserci, scusami. Cioè, qua non lo troveremo mai.
E poi che sia pazzo come me, ragazzi. Ci sta. Che non stia lì a pensare, a dire aspetta, ma se io faccio qua, via, si va, si parte. Tipo, un giorno sono libero, dobbiamo andarcene in capo sulla luna. Andiamo. Andiamo, via. Senza pensieri. D'altronde sono del leone, ragazzi, questo non l'ho detto, sono del leone. Sono cresciuto con il re leone e quindi Hakuna Matata tutta la vita. Cioè, tutta la vita. Io ti adoro. Sandro, ma dove ti trovi? Noi vogliamo che tu vieni qui a Palermo qualche giorno, ci prendiamo un caffè e ci conosciamo di presenza. Volentieri, ragazzi, tanto siamo vicini, 2 ore di macchina. Dove sei? Quindi ti aspettiamo. Augusta, vicino. Ah, qui siamo, proprio qui vicino, quindi non siamo lontani. Ti aspettiamo. Volentieri. Alessandro, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi questa sera, di aver portato voi, ragazzi, tantissimi bei messaggi per chi ci ascolta a casa e soprattutto delle motivazioni per continuare, anche se ci sono giornate no, se abbiamo persone contro, di andare sempre comunque avanti. E tu sei proprio la dimostrazione, perché da piccolo te ne hanno dette e adesso quelle che ti hanno dette se le sono rimagnate, perché tu sei Mister Gay Italia 2023. Loro saranno là con panza, trippa e peli sull'ombelico. Ti è. Tra l'altro, se posso concedervi di poter fare un piccolo sponsor, diciamo che si sono riaperti i casting per l'edizione 2024. Vai. La regia dovrebbe avere una foto della locandina. Se la volete far vedere, perché poco fa ho visto che... Se l'abbiamo sui social, adesso sui tuoi social li stiamo recuperando. No. Credo che l'ho mandato, comunque sia la foto proprio della locandina dove ci sono tutte le lezioni. E quindi magari chi dovesse essere in ascolto, se volesse partecipare, ragazzi, è un'esperienza bellissima. Affrontatela come un gioco, come va, l'importante è, come ho già detto e ripeterò sempre, essere convinti che non è importante la vittoria, ma l'importante è partecipare e con la scusa fare esperienza, conoscere nuovi ragazzi, mettersi lì a dimostrare che una persona vale. Quindi sul mio profilo trovate anche questo. Trovate anche, esatto, io okay, penso che la regia non abbia, trova. Esatto, non penso che la regia al momento non abbia l'immagine. No, non ce l'ha, però, mi dice la regia. Però domani la troverete, la pubblicheremo sui social e chi si vorrà candidare. Ok, e poi nelle prossime puntate, naturalmente, se vuoi solo ritornare per anche con un video messaggio, esatto, noi siamo disponibili per la promozione per il tuo sostituto, che lì, guarda, lì sarà dura, una bella dura, ma a parte perché io sono molto critico, quindi mi raccomando a chi partecipa, perché davvero dovranno a che fare, cioè dovranno vedere anche con me, quello sicuro, perché io poi sarò in finale, in giuria e tutte queste cose qua, ma poi perché sarà sicuramente molto emozionante, quello sì. Passare lo scelto, quindi lasciare il tuo trofeo, quello che avevi vinto un anno prima. Vedi, ma la regia riesce nel frattempo a mettere i social di Alessandro Scalisi o no? Ce la facciamo? Sì. Eccoli, eccolo! Ecco, vediamo i tuoi social, ce li dici Alessandro? Vabbè, sì, l'immagine forse questa è nella storia in evidenza. La storia in evidenza dove si vede vicino al cagnolino. Vicino a cagnolino, qua si vede, non voglio dire la prima immagine che si vede perché ci sono forse dei minori che ci ascoltano anche in radio. No, non si vede niente. Come non si vede niente? Adesso sei di schiena, quindi... di schiena. Ma vedo male io, ma che vedo? Che sta la vedendo? Vedo il loading che gira, io sembro un deficiente che sono tutto storto per guardare... Si è anche bloccato, vuol dire che è super vietato ai minori, dai. No, è la connessione della nostra regia che stasera... è questa. Sì, tutto questo in diretta, noi facciamo, ragazzi, siamo anche in radio wifiofficial.it. Niente, non ce l'abbiamo sta linea, ragazzi. Niente. Vabbè. Guardate i profili di Alessandro Scalisi e trovate tutto. Bravo, perfetto. Alessandro, grazie, ce l'abbiamo fatta, prima data ce l'abbiamo, non c'è niente, aperte le iscrizioni, clicca qui. Sono aperte le iscrizioni, poi incominceremo a fare tutto lo sponsor e cose varie. Sì, nel frattempo la nostra regia si fa i fatti tuoi, stiamo curiosando sui tuoi social, basta sbirciare con le foto, mi raccomando,
Alessandro, questa sarà la quarta o quinta volta che ti ringrazio. Grazie. Ce la faremo a finire. Grazie Alessandro, ti auguriamo tante cose belle. Grazie. E ci teniamo che vieni qui a parlare del concorso e di tanto altro. Volentieri, volentieri. Grazie. Tanto, davvero. Una buona serata. Ciao Alessandro, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie ad Alessandro Scalisi, Mister Gay Italia 2023. Cara Vanessa, noi dobbiamo ringraziare tutti gli ospiti, ringraziamo Fabio Pignotti, ringraziamo anche Ciclope Lettore, la nostra Silvia, un grande abbraccio, ringraziamo anche Cinzia Cordella, attrice, ed Eleonora Grillo, la regista del film Lola Blu, e poi il nostro Alessandro Scalisi, Mister Gay Bello d'Italia 2023. Cara Vanessa, abbiamo finito, ricordiamo gli appuntamenti, sono le 22 a 14, non ce la faccio più. Comunque anche io sono stata eletta Miss Radio Wifi Official 2023. Detto io questo... mi succio feca. Anche. Detto... Vi aspettiamo domani con una nuova puntata di Pomeriggio Wifi dalle 17 alle 18. Un po' di tutto dalle 14 alle 15, ma non vi perdete domani una nuova puntata di Talk With You, perché il nostro Francesco inizierà una serie di interviste, e quindi non vi perdete e andate sui nostri social a scoprire chi sarà il primo intervistato che presenterà il libro. Esatto, anche il venerdì l'angolo dei libri. Noi vi ringraziamo, ringraziamo la regia audio il nostro Filippo Temperino, alla regia video il nostro Alessandro Pergolizzi, tutti voi che ci seguite con tanto tanto affetto, e grazie alla nostra Vanessa Radosti. Grazie a te, grazie a tutti. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, o giovedì il 25, no, 25 aprile ancora deve arrivare, io già penso sempre alle feste e a magnà. Grazie di essere stati con noi, giovedì prossimo, nuova puntata, nuovi ospiti, sempre qui, Musica Senza Limite Live.